La filiera dello zucchero, così come si usa comunemente dire, è qualcosa molto di più dello zucchero medesimo, è un'infrastruttura che poi, essendo particolarmente affidata in modo maggioritario a delle cooperative di agricoltori, unisce in sé un profondo radicamento territoriale e quindi è una risorsa del paese, una risorsa di questo paese che deriva da un lungo lavoro che è stato fatto dal secondo dopoguerra a oggi, anche se la produzione di barbabietola, sfidando condizioni meteorologiche difficili perché generalmente è tipica dell'Europa continentale, ha progredito grazie alla proprietà, al tipo di allocazione dei diritti di proprietà cooperativi. Naturalmente ha dietro di sé un indotto possente, fornisce l'industria alimentare, fornisce anche una parte importante dell'industria di largo consumo, che non è solo alimentare, anche una parte dell'industria farmaceutica ad esempio, e soprattutto è una filiera industriale, come si usa dire oggi, che rappresenta un grande patrimonio per questo paese. La cooperazione dello zucchero ha resistito, mentre molte filiere sono state attaccate, naturalmente abbiamo perso dei pezzi, l'Italia ha perso una parte importante del suo patrimonio industriale, bisogna dare atto, credo anche alle organizzazioni sindacali che su questo terreno agroalimentare hanno manifestato sempre una ragionevolezza, una capacità di compartecipazione, abbiamo tenuto duro e abbiamo conservato un bene prezioso per questo paese. Ha un certo significato che se ne parli qui all'Expo, che è proprio dedicato a questa eccellenza italiana che è all'alimentazione e alla salute, lo zucchero fa bene alla salute. Voglio dire, devo dire che noi italiani siamo quelli che ne consumiamo meno in tutta Europa, perché abbiamo già una dieta zuccherina nella nostra frutta, che è molto, però ciò nonostante lo zucchero rimane una cosa essenziale per far crescere le nuove generazioni e per invecchiare dignitosamente e bene.